Allora, possiamo dire che parte questa nuova avventura, questo nuovo viaggio, insomma, con un marchio che in Europa sta facendo molta strada. Parte questa nuova avventura con un marchio che è leader in Europa nei trasporti e che ci ha dato l'opportunità veramente di dare una chance alla Calabria, dico io, e di far sì che i nostri servizi, i servizi storici che le nostre aziende operavano da più di 40 anni quasi, oggi possano trovare uno sbocco non solo in Italia ma in tutta Europa, collocandosi all'interno di una rete che in Europa collega 1500 città e 300 città in Italia. Quindi un'opportunità di crescita sicuramente per l'impresa, un'opportunità di crescita per la nostra regione, mi sento di dire, che viene connessa veramente a un network nazionale ed internazionale, ed un'opportunità di crescita anche per i nostri lavoratori, per il nostro lavoro, perché sicuramente spero che da questa collaborazione nascano nuove opportunità di lavoro, nuove opportunità di crescita per l'azienda e per i lavoratori. C'è la crescita e c'è la cooperazione, che è qualcosa che molto spesso viene, fare rete, le sinergie. È una cosa importante, un aspetto che sinceramente ho tenuto pure a sottolineare in conferenza stampa, perché siamo nella sede di Confindustria, che da sempre ha promosso le reti d'impresa e la collaborazione tra le imprese. Noi oggi partiamo con un progetto che è un progetto che nasce proprio all'insegna della condivisione degli obiettivi e soprattutto della collaborazione e dell'integrazione. Oggi due aziende storiche calabresi si uniscono a un network importante come Flixbus, un network fatto da giovani che ha fatto dell'innovazione l'arma vincente per poter affrontare le sfide che il mercato oggi ci impone. E io sono molto fiducioso che queste sfide riusciremo a vincerle.